Ok. Ci dovremmo essere. Ci dovremmo essere, quindi. Intanto qua, vediamo se tu dovrebbe essere tutto più o meno ok a livello di. Non so se con l'audio. È con l'audio, appunto, interessante sto discorso. Ah, impostazioni audio. No, volevo capire se magari abbassando un minimo. Magari facciamo una cosa tipo andiamo sul medio. Ma medio non troppo medio. Tipo un medio che tende al medio, no? Presenti i medi che tendono al medio. Andiamo sui medi che tendono al medio. E uscita audio. No, uscita audio non sarebbe né TV né notte, ma sti cazzi. Fai come dici, va bene. E cosa stavo dicendo? Cosa stavo dicendo? Ah, vabbè, giustamente. Signori, in live nuovamente l'episodio pomeridiano per esserci con la nuova serie. Oggi in quella mattutina si è terminato con Silent Hill 2 e quindi ora di conseguenza si parte con, e l'avevamo detto, Evil Saga. Di nuovo con la serie su Resident Evil. Si riparte dallo zero, che è l'inizio di tutto effettivamente. Su questo cosa si può dire a livello di come Resident Evil? Ma diciamo che è stato abbastanza controverso. Ecco, è un prequel dell'uno, in questo caso, molto particolare come gioco. Io non direi brutto, a tanti non è piaciuto, a conti fatti. A me piace, sì, ci sono delle cose che però mi stanno fortemente sui coglioni. Potrei dire tipo, non lo so, il discorso legato al rampino, che uno deve tenere per praticamente tre quarti di gioco, l'assenza totale di cassa, oggetti, vuol dire che devi tornare da punto a punto a prendere quello che possibilmente hai lasciato indietro. Insomma, ci sono una serie di situazioni. E questa doppia gestione, no? Il doppio personaggio. Rebecca e Billy, che diciamo che volte un po' particolare come gestione. Io direi basta Chanfurusai e basta Cazzafari e via. E questa è anche la prima live con questo primo. Con questo nuovo pezzo di upgrade di tecnologia e scienza moderna, il microfono. Allora, sulla difficoltà, io. E lo zero è tosto. Lo zero a livello di difficoltà è probabilmente uno dei più. Mi avvicino un altro po' perché non so onestamente, e questo poi sarà da capire da esperienza anche per le prossime live, come può essere l'audio. Lo zero, stavo dicendo, è uno dei più tosti a livello di difficoltà, quindi direi un normale, che poi il normale dello zero è tendente al difficile già di suo. Sti cazzi, via. Resident Madre. Zero. Ah, e formato, vabbè, widescreen alternativo, sottotitoli sì, dai. A midwestern town in America, Raccoon City, a solitary island far off in the sea, Rockfort Island, an island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth,
we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. But I wonder how those iron people would react to this. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! What happened? Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Ok, mi ero mutato durante la cutscene. Ok. Questo qui è sì un prequel di Resident Evil Zero. Zero, sto cazzo. Di Resident Evil 1, scusate. L'ambientazione sono i Monti Arklay, a differenza del primo, che è ambientato alla villa degli Spencer, alla villa Spencer. E quindi, eccoci, Rebecca Chambers. Ah, madonna, si torna con i comandi. Ok, allora, conti fatti. Resident Evil 0. C'è Rebecca. La mappa.
No, beh, quella è impostazione di prima. E poi e basta, prima c'è questa cos'è? Sempre la mappa. Vedo non fa niente, poi R1 si attrezza per mettere in moto il pistolozzo. Va bene. Che c'è qua? La porta di accesso al vagone ristorante è chiusa. Non puoi entrare. Ora li farò questi scherzetti, scherzotti, un po' del cazzotti del microfono vicinozzi. Allora, è chiuso, no, anche un po' per testare la qualità del capire un attimo dove punta ad arrivare. Mi riavvicino, ok. I bagagli giacciono sparsi nello scompartimento. I sedili sono macchiati di sangue. Brutta roba. This is Officer Chambers from Stars Bravo team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has set up detectors at our summit. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over. Con calma, Rebecca. Merda. Si parte. E che cazzo, quanto è duro? Oh, merda. What just happened? What just I happened? thought they were dead. Anche troppo morti, amica mia. Poi se non mi ricordo male, questa è la prima missione di Rebecca, effettivamente, a livello operativo. Bella missione del merda per essere la prima. Cioè, allora, io mi auguro che possa, e parlo del microfono, andare magari ad isolare il più possibile quello che succede al di fuori di questo mio contesto streamings, lo auguro. Che abbiamo qua? Diario del passeggero, 14 luglio. Oggi il capo ha impartito degli ordini. Abbiamo il compito di condurre delle indagini sui resti del laboratorio, nel esatto, nelle montagne Arclay. Siamo divisi in due squadre. Il nostro è il gruppo iniziale. Dobbiamo indagare su ciò che resta delle ricerche abbandonate. 16 luglio. Purtroppo la produzione preliminare di armi bio-organiche tipo Y-139 ha dovuto essere interrotta a causa di queste indagini. Lo stesso vale per quelle di tipo Y-139. È ancora molto ciò che non sappiamo sulle reazioni al crostaceo. Al crostaceo? Al crostaceo virus T. Ci sarebbero ancora moltissime interessanti ricerche da condurre in merito. In base alla specie e all'alimentazione somministrata, dosi anche minime di virus T possono provocare notevoli mutazioni in fatto di solidità, dimensioni, moltiplicazione di tossine interne e sviluppo cerebrale. Assumendo il controllo di questi effetti, si avrebbe la possibilità di produrre un'arma potentissima. Ma dallo sviluppo. Dallo sviluppo improvviso dell'involucro deriva una conseguente fragilità. Soprattutto alcune aree divengono estremamente vulnerabili. Era ancora più grave il fatto che una di queste aree è il guscio che protegge il cranio. Questo laboratorio in cui ci stiamo recando stava conducendo le stesse ricerche? Ci sarebbe senz'altro utile per raccogliere dati e campioni in grado di aiutarci nelle nostre ricerche. 19 luglio, sti cazzi. Il giorno fatidico sta finalmente per arrivare. Ed io sono sempre più agitato. I giornali e le televisioni locali di Raccoon City abbondano di notizie relative a strani omicidi avvenuti nei sobborghi della città. Ma non posso credere che la causa di ciò sia il virus, anche perché se lo fosse. No,
Non posso pensarci adesso. Devo concentrarmi sulle indagini e fare in modo che tutto vada per il meglio. Hai preso diario del passeggero? Ok. Oltre questo, il passeggero era lui? Poveretto, deve essere stato attaccato durante il sonno. Il suo corpo è coperto da una sostanza gelatinosa. Brutta, bruttissima roba, va bene. Allora, teoricamente in questa 201 ci dovrebbe essere anche il save point. Ah, ed eccole, le nostre amiche erbe verdi. Ordini investigativi. Macchie di sangue, alcune parti sono illeggibili. 8 miglia al nord di Raccoon City, nelle montagne Arkley, si trova il centro di addestramento della nostra compagnia. È stato chiuso al momento stiamo conducendo uno studio preliminare volto alla riapertura del centro. La prima unità investigativa si trova già sul posto per avviare le ricerche. Esigo che il vostro squadra fornisca il supporto necessario. I seguenti ordini sono Will Mbr e un t investigativa. Il resto è lacerato e illeggibile. Hai preso ordini investigativi. Ok. Nastro ci sta. Salviamo il nostro primo save. Allora, sicuramente ci saranno, e ti pareva, va bene, ci sono gli altri delle mie scorse partite. Sti cazzi, partendo dall'1 andrò a seguire il basso, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in modo da non poter sbagliare, giustamente. Allora, perché sì, l'ho giocato Resident Evil 0, la mia memoria è su questo... terribile, perché non è uno di quelli che ho giocato più e più volte, a differenza di, che ne so, il 4, dove, vabbè, ormai è parte di me, la mia pelle. È chiusa e non può essere aperta. Sulla porta si legge ufficio del conducente. C'è una chiave qui, una serratura magnetica. Il colpo di questo inserviente è stato orribilmente sfigurato, ha in mano un oggetto. Prendere chiave del treno? Sì. Comunque io ho fatto una mezza... No, ok. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You're with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey. Stars! You don't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Rebecca, un favore, manca a te stessa. Oh cazzo. Ecco. Edward. Edward. Right? What happened? It's worse than we can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and zombies. Monsters. Monsters. Zombies and monsters. Oh merda! Bau bau. Occhio ai bau bau cattivi. Via. Ok. Non so se... Ok.
Allora, io stavo per dire, prima ho fatto una cazzata perché devo posare. Ah, intanto lui dovrebbe avere. Eri così felice solo poche ore fa. In mano qualcosa. Sti cazzo, dammi questi, non ti servono più. Devo posare. Stavo per dire. Il rullino. Perché in questo gioco, cosa molto simpatica, non esiste la cassa oggetti. Quindi ogni volta che una roba non serve, la devi tirare via. E poi nel dubbio venire a riprenderla. Cioè, diciamo che una rottura di cazzo da non poco, però vabbè, hanno impostato così. E quindi va bene. Salve! Com'è? Come la va? Guarda che sorriso interessante che ha questo ragazzo. Buh. Oh merda. Ok. C'è altra gente qui, eh. Sto colpendo? Perché mi era venuto il dubbio. Ok. This is Rebecca. Over. Over. This is Rico. What's your location? Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We've also confirmed that he was institutionalized. È proprio un cattivone, eh? Ok. Voglio vedere un attimino a livello. Puttana, la sorella di. Va bene, stavo facendo un test io. Oh merda! Mai le spalle. Terribile come roba. Non gli si devono mai dare le spalle a sti stronzi. Sta meglio di me? Ok. Volevo fare un minimo di test audio e capire un po' cosa stava succedendo. Magari non troppo. Prova, prova, prova. Bu, 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 bu. Va bene. Va bene. Ci sta. Ci sta. Poi magari fisserò ancora qualcosina, però è anche una questione legata proprio alla libertà che mi dà, no? Il poter avere un movimento di questo tipo. E non avere scagazzamenti di palle in mezzo alle palle, appunto, cioè in termini di archetti, microfonini e robette di quel tipo. Quello. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do It Yourself. What should I call you? E The fa un po' name is F. ridere Chambers, but that's Officer Chambers Rebecca. to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? E lui provoca, ma fa bene d'altronde perché, voglio dire, che abbiamo qui? Avviso ai supervisori.
Dopo aver chiuso il vagone ristorante, i supervisori sono richiesto a spegnere? C'è qualcosa che non quadra. L'apertura automatica delle porte, dopo essersi assicurati che tutto il personale abbia abbandonato il vagone. L'interruttore principale delle porte automatiche si trova sul tetto del quinto vagone. Le ispezioni avranno luogo quando il treno sarà all'interno del deposito. Dopo aver compiuto le ispezioni, utilizzare la scala sul retro del secondo piano del vagone ristorante. Umbrella Corp, Dipartimento di Manutenzione. Ok. Ora io sto pensando a una serie di situazioni. Ehi, tu! Com'è? Excuse me, sir. Sir. Sì. Ecco. Bien via. Eccolo. Tutto il suo splendore. Porca merda. Sta roba. Cos'era questo slow-mo? Ok. Pollice in su. Oh no. Chi è? Sephiroth. Cattivo direttamente uscito da Final Fantasy. Vabbè. Who is that guy? Oddio. What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Got that. Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Ok. E questo è il momento dove effettivamente entra in gioco la meccanica dello switchare il personaggio. Manuale giocatore 2, cambio il personaggio. È un sistema che ti permette di controllare i due personaggi principali, Rebecca e Billy, e di utilizzare le rispettive abilità per progredire nel gioco. Faccio un attimino avanti con la. Oh, porca puttana, sono sceso in basso, scusate. Ok. Avanti con la. Ok. Personaggio che controlli viene identificato col nome del protagonista. Personaggio che non controlli assume invece il nome di compagno. Sì, si può usare con la levetta destra in modo da controllare praticamente tutti e due contemporaneamente. La schermata di stato potrai dare istruzioni a quel personaggio, solo entrambi i personaggi si muovono indipendentemente. Squadra. Il compagno segue il protagonista. Attacco. Il compagno attacca automaticamente. Inattivo. Il compagno non eseguirà alcun attacco. Puoi inoltre premere il cazzetto, il touchpad. Per alternare tra solo e squadra. Cambio personaggi. Premi triangolo alla schermata di stato per alternare i due personaggi. Per superare vari ostacoli dovrai valutare le circostanze e cambiare personaggio se necessario. Scambio di oggetti. Quando
Quando il compagno ti è vicino, è possibile scambiare gli oggetti nella schermata di stato. Scegli l'oggetto dalla lista del protagonista, quindi seleziona il comando scambia. Rebecca. Rebecca possiede le seguenti caratteristiche. Può combinare erbe e simili. Debole in fase difensiva, può utilizzare il set apposito per mescolare varie sostanze chimiche. Billy. Billy possiede le seguenti caratteristiche. Non può combinare erbe simili, è estremamente efficace in combattimento e, una delle cose più importanti, può spostare oggetti pesanti. Se il compagno viene attaccato, entrambi i personaggi moriranno se subiscono una notevole quantità di danni. Per questo tieni sempre sotto controllo le loro condizioni fisiche. Se il compagno viene attaccato in un'altra stanza, userà la radio per cercare aiuto. Nel momento in cui ciò accade, cerca di andare in suo soccorso il più velocemente possibile. Collaborare con il compagno. Alcuni enigmi non possono essere risolti da un solo personaggio. Se non riesci a progredire, prova a vedere se il compagno può essere d'aiuto. Perfetto. Tipo così, ecco, questo vuol dire controllarli entrambi, ma è una cosa relativamente... Oddio, a tratti può essere utile, questo con l'R2 da questo tipo di comando, ovvero unirsi, stare uniti ed andare da solo. Il triangolo appunto permette di cambiare il personaggio. Billy in realtà ha anche una pistola migliore, oltre che ad avere un accendino. E qui cominciano ad esserci situazioni di un certo tipo, ovvero io voglio qualche colpo, esatto, rimaniamo così, in modo tale da avere un minimo di equilibrio. Anzi, sti cazzi, dammi buona parte di quello che hai, esatto. No, anzi, sto scherzando, perché diciamo che Rebecca ha qualche difficoltà ogni tanto, un minimo di difficoltà ce l'ha, quindi... La pistola di Billy è più forte, effettivamente, quindi va bene così. Allora, adesso, però, se non mi ricordo male, io voglio selezionare Rebecca per un motivo semplicissimo. Tanto si sale. E qui ci siamo. Ok. Ma c'è la tempesta! La tempesta. E con lei devo fare la seguente cosa. Il cavo di alimentazione è stato scollegato. Ricollegare il cavo. Yes. Ok. Ecco. Splosh. Ok, allora vorrei un attimino... No, dove cazzo la stanno le impostazioni qua? Voglio un attimino riabbassare di poco, non sapendo... Magari nelle situazioni più concitate... Ecco come può essere il discorso legato all'audio, ma appunto non di troppo, in questa maniera va anche bene. Quindi... Trovandoci qui, la prima cosa che faccio è intanto combinare... Questa erbetta verde con questa, ed è uno. Prenderei questi colpi di pistola, siamo a due. Questo qui, ok, chiave del treno, questa la devo passare a Billy tramite l'ascensore di servizio. Christian, buon pomeriggio, com'è? Come andiamo? Qui dentro, ok, e via questa. Allora, quindi adesso, avendo fatto sta roba, si preme il tasto e si manda via questa. Si switch con Billy e si va indietro. Quindi, molta calma. E si riscende di qua.
Quindi ritorniamo sotto. Frattempo che ci sei, com'è questo microfono, com'è la qualità audio? Ci si sente? È basso? Si deve alzare? Si deve abbassare l'audio di gioco? Mi avvicino? No, perché se mi avvicino poi diventa una roba tipo così, no? Un po' troppo. No, quindi magari così, però boom, ora. Queste sono robe che, ripeto, devo testare nel tempo, perché così non lo arrivo a capire realmente. Allora, prendiamo la chiave nel frattempo. Piamola. La chiave del treno. Questa qui apre teoricamente l'ultima porta prima della scheda magnetica, se non ricordo male. Dovrebbe essere questa. Comunque, andiamo e vediamo. Chi è? Non lo vedo. Merda, non lo vedo. Colpo in più, non si sa mai. Aspettiamo il sangue. Sto cazzo è vivo. Perfetto, ora non c'è più. Allora. E quindi. Fanno lo stesso suono che faccio io quando mi sveglio la mattina. Chi è? Oh, stronzi. Va bene, qui ci siamo. E quindi. Altri? No, ok, direttamente qui. Allora, sto pensando. Apre questa. Sì. E direi che si può anche gettare via. No, vabbè, stavo pensando, ma ok. Come sono le risorse? Io, colpi non è che siano. Una mappa del treno. Va bene. Mappa del treno. Le erbette che però lui non può combinare, abbiamo detto. Quindi è un po' così come situazione. Valigetta, la prendiamo perché è necessaria. Qui c'era un documento. Sì. Ehi. Nota del conducente. La scheda di accesso per lo scompartimento del macchinista è nella mia borsa, come sempre. Ma ho bisogno dell'altra chiave per poter aprire questo maledetto arnese. Devo averla persa da qualche parte. Ma io dico, ma per aprire una cazzo di valigetta come questa, puoi dover usare due chiavi, due... Non lo so, veramente. Robe assurde. Se si trattasse di una chiave normale, sono sicuro che qualcuno la restituirebbe. Ma questa è una chiave diversa dalle altre. Mi darò da fare per cercarla, ma se vi dovesse capitare di trovarla, siete pregati di ridarmela. Ah, di rendermela, scusate. Grazie per la collaborazione. Va bene. Allora, io prenderei solo quella verde, considerando l'incapacità nel mischiare intrugli di Billy. Interruttore. Ok. Questo qui poi come Resident Evil non è nemmeno troppo lungo realmente. Cioè io già penso che non questa, giusto? Ma due live possano bastare anche solo per terminarlo. Oh merda. Non è, me lo ricordo, non è lungo. È bastardo, ma non è lungo. È quella la cosa, però vabbè. Allora. Ad esempio, ora. Io lo ricordo, questo boss. E se non arrivo a fare cagate, lo posso fare tranquillamente con il coltello. Però sono io. Quindi diciamo che il rischio di fare stronzate è pure alto. Ah no, vai tranquillo. No, ma vai tranquillo, assolutamente. Non ci mancherebbe. No, ma vai tranquillo. Ovviamente non è normale che se stai là non puoi. È giusto anche. Allora, cazzo, mi sono perso. Cosa stavo dicendo? Ah, che si può fare con il coltello, effettivamente.
Sì, si può fare con il coltello. Però volevo capire. Questa è un'arma inutile. Inutile, la lasciamo lì dov'è. I colpi del pompa in via futura potrebbero essermi utili. Ma considerando che molto. Quello spray medico. Per ora stiamo come siamo. Prendo questo. Perché considero che probabilmente contro questo figlio dell'Androcchia prenderò dei danni e comunque mi dovrò curare. Quindi, conti fatti, per ora va più che bene. Giusto, il grandissimo cazzo che questo gioco mi sta dando. Facciamo così. Alt. Strategici, bisogna essere un minimo sensati, no? Io faccio la seguente cosa, riesco e metto l'erbetta, il risotto con le erbette. L'erbetta la metto qua. Rientro e prendo lo scassaserrature, lo scassapomelli, lo scassamaniglie. Come minchia lo vogliamo chiamare. Comunque, non il carrello, il coso, grazie. Il rompighiaccio. Bene. Torniamo indietro. E ora si prova a fare sta stronzata solo con il coltello. Sarà una cazzatona immensa. Ma va bene così. Via. Boom. Aia. Aia. Eccolo. Aia. Tiè. Lo scorpione. Bene. Qua che ho fatto la cagata. Bene, ho fatto la cagata. Va bene. Lo devo fare avvicinare, me lo ricordo. Ok. Allora, va bene, andiamo in questa maniera. Ok. Ok. C'è da dire questa cosa, i boss di Resident Evil 0, io credo fortemente, siano tra i peggiori di tutta la serie. I più brutti. I più infami e i più brutti, effettivamente. Questa è una stronzata, giusto? Che in questa maniera si fa easy a saperlo. Che se non si sa sto discorso, rompe non pochi coglioni. Ma ne è ancora molto? Ne ha ancora molto. Bene. Ehi! Ok. Oh! Aia! Mi ha dato il colpetto. Il rantolo della morte, quello lì è stato. Mi ha dovuto dare la bottarella finale, però devo dire che è andata no bene. Di più. Allora, lasciamo despawnare sto merdoso. Grazie. E si continua a merda, 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 devo prendere anche questo, devo prendere. E mi tocca lasciare. Mi sa che mi tocca lasciare il coltello. Sti cazzi, ci ho pensato ora. Potenzialmente il coltello serve solo su sta merdaccia in questo. Su Resident Evil 0, quindi va benissimo. L'antipannelli e via. Di lusso? Di lusso. Va bene. Quindi. Allora, l'erbetta rossa può stare lì dov'è. Si continua. Intanto sposto questo qui un minimo. Ok. E l'antipannello. L'antipannello, abbiamo pure il rompighiaccio. Abbiamo sia antipannello sia rompighiaccio.
Ok. Il rompighiaccio va passato a Rebecca. Quindi si torna da Rebecca. Si risale la china di qua. Oddio. Ok. E quindi, allora il rompighiaccio lo mando qui. Sì. Ok. Premi il pulsante, ad uno gliele devi dare i comandi, perché se no non li recepisce. Passiamo a Rebecca, si prende questo. Prendiamo. E spacchiamo. Però usalo, cazzo! Va bene. Dai, dai che ce la facciamo, Rebecca. Dai! Ok, let's go. E qui non ricordo, non ricordo. Oh merda! Via. Ok. Ok, let's go, dai, va bene. Allora, coso per sfasciarlo ce l'ho lui, sì, via. Ha tirato fuori una pizza da un forno a legna, per quello che sembrava l'animazione, va bene. E qui c'era roba brutta? Bruttissima, non brutta, bruttissima, tanto brutta. Ah, il colpo in più non ci stava, va bene. Allora, quindi. Minchia, non un gioco molto vecchio, Resident Evil 0 è una bella. Minchia, vecchio sì, vecchio e bastardo, non solo vecchio. Allora, io devo prendere questa, ok. La colleghiamo a questa. Ancora mi si deve spiegare l'idea di avere chiavi di questo tipo per una valigetta, no? Io voglio. Voglio vedere lo stronzo che bestemmie su bestemmie. Sì, no, a parte essere storia, perché effettivamente. Allora, a livello, lo dicevo prima, questo è uno di quelli che più è stato discusso, perché ad alcuni è piaciuto, ad alcuni è stato tanto sul cazzo. A me non è mai dispiaciuto. È particolare, è diverso. Per questo, anche per questo doppia gestione del personaggio, la cassa che manca, cioè, ci sono robe. Il coso, Billy, grazie. Cioè, tutta sta gestione, ecco, un po' birichina. Allora, manuale di istruzioni per il rampino. Avviso. Questo dispositivo va utilizzato esclusivamente durante l'ispezione di tetti difficili da raggiungere. Ecco. Questo è uno degli altri minchia dei mo di motivi del perché a tante persone sto gioco sta sui coglioni. Per questo rampino che tu devi tenere per tre quarti di gioco nell'inventario ed occupa due spazi dell'inventario. Vabbè, vabbè, non t'ha dolente. Da raggiungere per il ricollegamento di treni speciali. Dopo l'uso si prega di rimettere a posto. 1. Luoghi di utilizzo, fuori dalla piccola finestra, vicino alla porta nel primo piano del terzo vagone, si trova un scala. Un scala. Fare modo che si trova un scala.
fare in modo che il rampino si agganci alla scala. 2. Utilizzo dell'argano. Dopo aver assicurato il gancio, utilizzare l'argano per sollevarsi. Il rampino... Ciao Cri, ti ringrazio comunque, ti ringrazio, buona serata e buon lavoro ancora se continui, grazie comunque. Il rampino è in grado di sollevare una sola persona alla volta. Tenere presente che il dispositivo può subire danni solo se il peso... Ah no, danni se il peso sollevato supera gli 80 kg. Ok. Che ci ricampiamo prima di prenderci una bella broncopolmonite? Grazie. Bene, rientriamo. Via. E comunque ribadisco, nella nota c'era scritto un scala. Va bene, via. E allora? Mi sto confondendo, cazzo. E Rebecca, tu che hai un bel po' di inventario a disposizione, prendi non la tanica di carburante, Rebecca, non la tanica di carburante. Non la tanica di carburante, lo spray medico. Grazie, grazie tesoro. Ok, e questo è uno. E qua c'è tutta una gestione, no? C'è una gestione che a me fa girare i coglioni non poco. Il rampino lo deve tenere lei. Il rampino lo facciamo tenere a lei, no, non è una cosa obbligatoria, giusto? Però è per una gestione, diciamo, un pochino più sicura. Allora, tornando indietro, oltre che porca puttana, va bene. Ah, le Molotov. Ma io do questo onore a Billy di fare le Molotov. No. Allora, io direi una cosa. Questo qui lo diamo a lui per ora. Anche perché mi ricordo che deve prendere... Cazzo, mi sto perdendo. Lei deve... Ok, facciamo così allora, sì, in questa maniera. Perché lei deve prendere anche la seconda chiave a questo punto. Andando con il rampino. Tosta. Questa gestione è tosta. Ehi! Cosa spari a cazzo? Oh madonna. Non è che spara a cazzo, è che ci sono i bad boys. Never ending. Billy, di qua. A questi momenti dove perde un attimino il controllo della situazione il nostro Billy. Ok. E quindi qua intanto, allora, ok, rampino qua, perfetto. Ok. Agente Rebecca Chambers. Che poi lei appunto è un semplicissimo... Semplicissimo. Correggiamo il paramedico è di fondamentale importanza in questo mondo. Però dico... Considerando... Nel frattempo c'è qua il buon... Oh, cazzo! Considerando, dicevo, quella che... La piega che ha preso la missione... Lei è pur sempre un semplicissimo paramedico. Ecco. Quindi... Oh, merda! Ma che cosa sta? Cosa sei? In plutonio? In titanio? State su. Ok. E qui dovremmo esserci per la seconda chiave. Dovrebbe essere questa. Yes. Anello d'argento. D'argento che a questo punto non abbandono, Rebecca. Combino questa. Decidiamo di aprirla. E dentro c'è la famosa scheda blu. Che appartiene al signor... Jimmy Lewis. Ok.
Buon Jimmy Lewis. Via. Merda. Oh no. Oh no. Del caviale mi sta attaccando. Sembra, a vederlo, oh merda, a vederlo in quella maniera sembra caviale. Gruppi di banchi di caviale mi attaccano. Attaccato dai banchi di caviale. Il caviale, il caviale, il caviale, via. Via dal caviale. Cazzo, ho sbagliato strada. E puttana la miseria dall'altro lato. Cominciamo. Lei è tutto ok? Lei è tutto ok. Da questo lato, Rebecca, thanks. Questa erbetta, sapete che... Bah, prendiamola. Nel dubbio. Ma che cazzo! Billy sta una favola. Cioè, Billy è una... Non una favola, una Pasqua. Cioè, non... È per i cazzi suoi completamente. Fa bene lui. Se io volessi ragionare un pochino... Allora, no, aspetta. A lui diamo la scheda. A Rebecca diamo questa, in modo tale da combinare questa con questa. La famo bella sporca. E continuiamo con Billy a questo punto. Ok. Se ti levi dai coglioni, forse... Forse. Forse vado. Forse. Abbiamo la scheda. Oh no! L'ho preso? Preso? Cos'è Highlander? Perché mi sa che non l'ho mai colpito con Billy. Ok. Ancora. Ok, dovrebbe essere andato anche lui. Sì, è andato. Ok. Come siamo sempre a risorse? Ci siamo. Potrebbe andare molto peggio, ma sta andando alla fine. Allora, la scheda va qui. Io nel dubbio, per non saper né leggere né scrivere, una botta al salvataggio la darei. Non si sa mai. Sempre sicura, sempre una cosa comoda. Quindi via di salvataggio. Lo prendi questo cazzo di salvataggio? Grazie. E via. Salviamo. Niente, ma l'atmosfera che dà la macchina... La stanza della macchina per salvare è sempre... Magica. Sempre Magikarp. Quindi... Routino tattico e via. E lascio... Lascio il rullino, sì. Lo lasciamo tanto. Questo via. E andiamo. Forse Billy potrebbe anche non tenere il... Stavo pensando. Ma... Tutto a posto? C'hai la chiave magnetica! Ah, perché se non sono messo in maniera perfetta lui non la... Lui non la usa effettivamente. Ok. La porta adesso è aperta. Non hai più bisogno di questa scheda. C'è... Yes. E via. Ok. Ah, anche? Delta team, this is Delta team. We have gained control of the train. Over. Over. Understood. Understood. This does not make any sense. Che belli che siete. How was the virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. Birkin, Birkin, Birkin. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Aia. E l'altro... L'altro non è stato propriamente un genio, eh?
Va bene. Sentiva urlare, è uscito tranquillo come se nulla fosse. E c'è rimasto. E c'è rimasto. Va bene. Quindi. Ok. Wow, ok. Mi sto traballare il microfono. Quei tergicristallo stanno andando a pochi frame. Interessante. Dobbiamo fermarlo. Manuale di funzionamento dei freni. Sono necessario al funzionamento. Attivazione del pannello. Di controllo. I pannelli di controllo sono situati nelle seguenti aree. Scompartimento del macchinista nel primo vagone. Cabina posteriore del quinto vagone. Per attivare il sistema è necessario inserire la scheda magnetica nel dispositivo situato nel quinto vagone. In questo modo verranno alimentati entrambi i pannelli di controllo. Passo 2. Inserimento del codice nella cabina posteriore. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nella cabina posteriore per disinnescare il congegno. Dopo questa, il codice nel compartimento del macchinista può essere inserito. Passo 3. Inserimento del codice nel compartimento del macchinista. Inserire il codice relativo al pannello di controllo nel compartimento del macchinista per disinnescare la chiusura. Dopo il completamento di queste tre operazioni, i treni manuali potranno essere utilizzati. Hai preso manuale di funzionamento dei treni, perfetto. Ora, chi rimane indietro? Io direi Rebecca, statti qua e io vado. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel to the Esatto. brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. All right. Billy. Billy. What? Let's go. Be careful. Be Yeah. careful. Con una pausa. Oh cazzo! Via, Rebecca! Allora, intanto la scheda, prima di fare figure barbine. I colpi. Altri colpi. E si viaggia, via! Let's go. No, no, no. E no, via. Non si sprecano risorse. Ok. Let's go. Questo mi sa che deve schiattare, anche in una posizione abbastanza scomoda. Oddio, potevo anche. Vabbè. Vabbè. Siccome stava guardando il muro, probabilmente poteva anche provare a passare da dietro, ma. Ah. Sparo nella speranza di. Ok. Beccare sempre qualcuno. Ok. Oh, Madonna, quanti stanno? È duro come la pietra. Oh, merdaccia. Ancora colpi. Madonna mia. Ok. Mi auguro siano finiti. Sì. Madonna mia, i colpi. Va bene, va bene, va bene. Andiamo. Erano un bel po'. Ok. Oh no. Via. Ok. Di qua. E qua fuori. Allora, per di qua.
Ora sto discorso. Vediamo. Io diciamo che in matematica ho sempre fatto relativamente cacare, quindi il tutto verrà applicato anche a questa situazione. 67. Allora, quante volte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 volte. Per 9,63. E questo va bene. E qui. This is Billy. The control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. I'll put the brake on now. E di qua. 36. Però non vedo. Vabbè, al solito sono 10. 3 per 9, 27. 1, 2, 3, 4. Boom. E quindi dove la mettiamo? Oddio. Cazzin. Vabbè, mi muto. A dopo. Ecco, è andata comunque come doveva andare, va bene. Anzi, non ci abbiamo rimesso le penne, quindi Rebecca. Bene così. Rebecca. 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 I'm here. I'm here. Are you all right? Hey, you managed to stop the train. Yes, we managed. Sì, sì, proprio è andata. È andata liscia, è andata. Sicuramente si ferma in questa maniera un treno, sono sicuro. Io voglio Billy. Oh merda. No. Ok. Palle sti zombie messi qua. Ok. Altri? È ancora vivo qualcuno? Sì. Ok. Va bene. Colpi mi sa che stanno andando un pochino a mignotte. Esattamente. Brutta roba. No. E allora vediamo. Questa gestione è pericolosa. Roba per salvare tanto a breve. O pensando a breve. A breve me ne devo liberare, quindi va bene. Per ora va bene così, ok. Ok. Yes. Allora, le cutscene di questo gioco sono ad una risoluzione spaventosamente bassa. The Umbrella Research Center? Madonna mia! The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? Are those people? A member of STARS. What about the mail? I'm unfamiliar with attention. Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion.
Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Va bene. diciamo che Resident Evil 0 a livello di villain è un po' particolare, va, mettiamola così, un po' sopra le righe, ecco. Però va bene. Allora, gli se vuole bene. Allora, ci sono i colpi di pistola che servono più a Billy in questo momento. Frattempo questa... No, la macchina... Vabbè, ci salviamo e poi... Va bene. Tanto. Quindi, questo... Ah, ok, questo qui. Ai ai. Ne ho ancora oppure no? Ok, allora adesso il rampino. E qui cominciamo con le stronzate. Il rampino mi sa che si può anche lasciare per ora. Sì. E si continua per come siamo messi. Intanto inizierei con questa zona, perché dovrebbe essere quella meno utile realmente. Quindi vediamo. Tipo, questi dovrebbero essere i cessi, se non mi ricordo male. Ma se ci vado più che altro è perché dovrebbero esserci dei colpi. Te stai lì. Non ci sono colpi? Questa cosa è terribile. Oh cazzo! Non c'erano colpi. Stavo scherzando. Va bene. Via. Decisamente via. Billy, che cos'è in questo momento? I colpi del... Questo direi che lasciamolo pure per ora. Sopra qua. Ah, documento. Avviso al personale. Il documento è piuttosto datato, buona parte del contenuto è leggibile. Ma come tutto come tutti i documenti di questo gioco. Fino ad un certo punto si possono leggere, ad un certo punto non si possono leggere più. Va bene. Riunioni delle squadre che lavorano allo studio dei vaccini e degli agenti infettivi saranno tenute regolarmente. Entrambe le riunioni sono classificate con il livello di sicurezza 5 e si terranno nei seguenti ambienti. Primo piano ovest, sala di controllo. Secondo piano sud-est, sala riunioni. Il codice d'accesso sarà 8 e 15. Ok. 8 e 15. Una crank. Manovella, vabbè. Via. Ok. Va bene. Quindi avendo la crank... Avendo la cranks, se non mi sbaglio, ma potrei sbagliarmi di tanto. Qua cosa c'era?
qua cosa si nascondeva? Beh. Ah, morte e disperazione, bene. Una cosa nuova. Rispari, Rebecca, thanks. È vivo. Nel dubbio guarda gli nemici. Finiti? Sembrerebbe di sì. Allora. Colpi pistola, chi necessita maggiormente? Direi Billy. Prendiamoli. Se non mi ricordo male, da questo lato c'è il pompa. Non mi sembra di ricordare male. Qui. Salve. Com'è andato? No. C'era un altro. Ah, Rebecca! Madonna, ti è andata bene? Ti è andata per... Oh, cosa? Non è stata nemmeno morsa. È stata toccata. Ed è stata danneggiata perché è stata toccata. Ma sarai stronza? Ma sarà stronza? Oh, ma dai, ma che cazzo? Ma seriamente? Di carta pesta sei fatta. Madonna mia. È stata toccata. Oh, madonna. Qui sopra dovrebbero esserci delle... delle erbette, ecco perché non la sto curando. Però che stronzata. Rebecca, puntiamone, puntiamo gli stessi perché sennò ci va a finire in merda. Ne hai uno dietro. Oh merda. Spostati. Ok. Cazzo, non ho più colpi. Della... Billy non ha più colpi della pistola, ufficialmente. Ah, ah, interessante. Allora, io direi... Pia una di queste. E la usi così a sba... Però non so se usa. Va benissimo, dai. Andiamo con Billy, anche se i colpi della pistola ormai sono... belli che andati, cioè la porta adesso è aperta. L'angioletto con le ali nere, io ora lo lascerei. Intanto cerchiamo di capire quanto è greve la situazione. Una nota. Regolamento per gli apprendisti. Missione del centro di addestramento. Questo centro di addestramento servirà a formare una nuova generazione di dipendenti modello in grado di garantire il futuro dell'Umbrella. Adottando gli standard di addestramento più severi e rigogliosi, questo centro senza alcuna distinzione di genere, razza o religione sarà in grado di produrre solamente migliori candidati tra cui verranno prescelti i futuri leader mondiali dell'Umbrella Corporations. Sapremo sviluppare le vostre qualità di leadership. Direttive del centro di addestramento. Disciplina, obbedienza, unità. Sono questi i tre principi fondamentali che regolano il codice di comportamento dei dipendenti dell'Umbrella e le norme principali che governano l'istituto. Fatene il vostro costante punto di riferimento. Dedicatevi intensamente all'addestramento. Ma mancano dei pezzi, mancano delle lettere, mancano dei punti di... manca la punteggiatura. E onorate sia voi stessi che l'azienda. James Marcus, direttore, centro di addestramento dell'amministrazione dell'Umbrella Corporation. Ok. Scrivono più o meno per come parlo io, va bene. In modo
quello. Altri colpi ripompa, va benissimo. Quel salvataggio al momento può stare lì dov'è? Ed ora stavo pensando, non di qua, ok. Mi sembra. Eh sì, perché sì. Altri zombies. Ogni tanto Rebecca un colpo lo potrebbe anche sparare, così tanto per. Ecco qua, perfetto. E per non sbagliare così, cioè. A livello puramente amichevole, no? Ogni tanto un colpo lo puoi sparare. Così. Giusto per. Questa è una mappa. Yes. Un altro rullino per salvare. Quello dovrebbe essere uno dei dischi Mo. Ah no, microfilm, sorry. Ok. Allora, vediamo perché. Qui completamente senza colpi sulla pistols. Crank, la mettiamo qua. Rebecca, va di qua. E via. E sale Rebecca. Ora qua sopra ci sono quegli esseri vergognosi, se non ricordo male. Ah, tra l'altro lei neppure ha più colpi di nulla praticamente. Eccoli. Muoviti, muoviti, questi voglio questi, voglio questi. Grazie, grande. Ora levati via. Cala i tacchi, via. Perfetto. Sti aborti. Cordini! No! Ok. Tutto questo perché teoricamente è la shortcut. Ci dovrebbe essere una shortcut qua. Ok. Dovrebbe essere questa qui la shortcut comunque. Adesso indietro. Oh, ma porca puttana, ma sei serio? Perché ti sei rialzato? Ecco, non credo ti possa rialzare. Nemmeno volendo. Allora, la shortcut forse era sopra? Boh, penso. Sembra di sì. Questa. Direi sì. Io poi l'ho lasciato con lei l'angioletto. Non l'ho lasciato l'angioletto. Va bene. Ok. Scusami. No, facciamola un po' più completa. Ai ai. Scendiamo sotto. E qui lasciamo. Questo e questo. Perfetto. Anzi, potevo anche lasciarlo un pochino più. Vabbè. Va bene così. Andiamo di nuovo là.
Ho dimenticato. Porca merda di chiamarla. Vabbè. Morti? Almeno. Facciamo colpi pompa. E c'è un bellissimo lanciarazzi. Lanciagranate, scusate. Granate. Bravo, granato! E anche questo. Quello lo posso prendere? O fai troppo lo schifittoso? Stronzo! E io lo prendo con... Rebecca. Rebecca Chambers. Con lei. Tiè! Aia. Prendiamolo. This way! Ok. This way! Ok. Un attimino che devo. Allora, qua mettere. Aia. Non trovo il buco. Penso. No. Ok, perfetto. Ma senza distruggere il microfono. Ok. Allora, Centurion, giusto? È il momento. Sembra di sì. Azionare? Sì. Tum tum. Si switch, si va e si prende. Chiave dell'istituto e la roba rossa. Mr. Crab. Contro Mr. Crab. Ecco. Oddio, mi dai questi Ashley Fields. Va bene. Billy! Dove cazzo stai sparando, Billy? No. Ok. No. Ma che fa, muore oppure... Ci prova. Ok. Era così tosto. Porca merda. Rebecca! Rebecca! Are you all right? Anche perché mi ha fatto usare parecchi colpi del pompa. Va bene. Ah, Billy giallo. Porca merda. Vabbè. Andiamo. I'll check it out. Okay. Ma che fai? Ma okay. Vieni, porca miseria. Dai. Ok, andiamo. La chiave dell'istituto è... Questa è quella rossa. Cosa apriva questa? Boh. Chissà. E intanto sto pensando. Allora, c'era una porta qua. Ok, ora penso un minimo di ricordare. Una era qua.
Ma intanto che Billy può e ci siamo. Prendi un'erbetta verde, easy, questa, va benissimo, e la usiamo. Potevo usarla direttamente, ma va bene. Ok. Ne usati un bel po' di colpi del pompa, eh? Circa 20? Perché mi sa che non l'ho preso benissimo, ma non perché... E che cazzo che siete? Vorrei evitare di far usare il pompa Billy per questi, onestamente. Merda, ma quanti sono? Oh, ma quanto rompete li coglioni. Ok. Vieni. Ecco, qui ci siamo, ok. Necessito urgentemente di colpi per il pompa. Per la pistola. Questo dovrebbe essere il liquido. Non ho letto. Ah, per l'accendino, ok. Qui ci siamo. Colpi per la pistola. Non c'è una sega qui dentro. Cioè, detta così proprio. Quindi. Abbastanza bruttina la situazione. Abbastanza brutta. Lasciare l'angioletto bianco qui sopra. Vabbè, qua dai, sti cazzi. Qua. Dov'è? Eccolo. E andiamo. Di qua. Questo. Bobo. Bah. Era qui l'altra porta rossa. Merdaccia secca, la chiave ce l'ha lei. Ok. Ora, avendo aperto queste due, sto pensando. Tanto saliamo così e basta. Però prendiamo Billy. Vuoi scendere, cazzo? Non scenderà mai Rebecca. Questi li prendiamo. Note. Diario del vice direttore. 2 settembre. Nient'altro che un mucchio di apprendisti incapaci, come al solito. Ma dove li trova la direzione degli idioti del genere? Stavolta, però, un paio di tipi in gamba ci sono. Quindi non posso lamentarmi più di tanto. William e Albert. Sono certo che faranno strada, eh? 25 settembre. Will, l'intellettuale, Allie, il pragmatico. Sono davvero l'uno l'opposto dell'altro. E sono in costante competizione, qualsiasi cosa facciano. C'è qualcosa di spietato e crudele in tutte e due. 7 ottobre. Ho ricevuto una telefonata dal direttore. Desidera che incoraggi la rivalità tra quei due. È la prima volta che, dall'apertura di questo centro di addestramento, che il direttore Marcus ha dimostrato interesse in qualcosa che non siano le sue richieste. Ad ogni modo, devo adeguarmi, gli ordini sono ordini. Farò in modo che giungano presto ai ferri corti. Aia, non so quanto smart e conveniente come cosa possa essere stata, però. Senti loro. Ma Rebecca, ma che cazzo devi fare lì sopra? Non lo sto capendo io. Cioè.
Non ti muovere, non devi scendere da questo lato, mi devi fare sto piacere, statti dove cazzo stai. Rebecca. Belli, ce la possiamo fare. Spingi sto coso gentilmente. Ah. Ok. Salto da questo e dall'altro lato. E spingiamo questo. Spingi, spingi. Ok. Si accende questa. E via. Questo che cos'era che non ricordo? La lancetta. La lancetta, ok, ci sono, ci sono, ci sono. Ci sono, ci sono perfettamente. Ok. Perché c'era l'orologio dove c'era la stanza degli insetti. Quella prima del boss, dello schifoide di Centurion. Quindi devo tornare là. Eh sì. Allora, devo tornare là. Di qua, sì. Poi, di qua. Ho tolto le armi a tutte e due perché non voglio che usino colpi. Anche perché dà un minimo di quello che ho capito sono anche leggermente più veloci non usando, non avendo equipaggiatura delle armi. O è un'impressione, però non saprei dire onestamente. Di qua. Che poi potrei mandare anche solo Billy effettivamente. Quindi vabbè, Rebecca sta qui, fa lui. Anziché magari far prendere danni a lei, senza senso. Via! No! Ah! Qui, occhio ora, questi stronzi. Allora. Cazzo, occhio. Non mi ha preso, mi sa che sono messo male. No, perfetto. Era 8:15, giusto? La lancetta delle 8:15, quindi vabbè, intanto facciamo questa 3 minuti. 10, 15 e con questa ci siamo. Ora quella delle ore 11, 10, 9 ed 8. Perfetto. Ora di corsa. Quella non me la ricordo. Quella me la ricordo, ok. Via. Via. Va. Non questo lato. Vedi quanto è stronzo. Ok, perfetto, dai. È andata più che di lusso. Va bene. Cosa stavo pensando? Magari a avere le mani sul controller, ecco. Porca merda. Di qua. This way. Roger. Possiamo andare. Allora, ho aperto questa dove teoricamente c'è un po' di gente dentro. Palle. Vabbè, almeno l'abbiamo carica.
Rebecca, magari pure la pistola. Ok. E via. Questa è quella che al momento interessa. Nota. Un verso di una poesia. La luna si inchina alla terra. La terra giura fedeltà al sole. Ed è l'eterna legge del sole che governa sull'universo. E questo è il fulcro di ogni cosa, il cammino verso la gloria. Le nostre braccia unite non potrebbero aprire le porte del paradiso. Ok. Ma tipo... Però potevo fare questa roba allora. Porca puttana, non così. Prendi... No, madonna, vabbè. Vabbè, forse... Sapete che forse a livello proprio di colpi? Oh cazzo, no. Mi auguro semplicemente... Allora, calma. Perché io non ho... Forse mi va anche bene questo... Diciamo questo scambio di colpi. Perché io non ne ho usati, Rebecca ne ha usato qualcuno. Forse mi va anche bene. Forse mi va anche bene. Forse mi può anche andar bene. Ma non lo so. Allora Billy però potrebbe anche stare. Lei quanti slot ha? È un bel po'. Io prenderei questa erbetta rossa a sto punto. Ok. E via. Qua non c'è una... Sti cazzi. Vabbè, andiamo. Qua dovrebbe esserci uno di quegli stronzi. Un leech. Teoricamente. Vado io. Poi ti chiamo alla fine, nel caso. No, vabbè. Nulla. Meno male. Però qua mi sa che ci sono zombie. Sì, ok. Quindi equipaggia tu. Equipaggia tu. Facciamoli fuori. C'è uno qua. Ah, questo utilizzo di colpi a me dà proprio fastidio forte, però è anche necessario, eh? In ogni caso, quindi va bene. Altri colpi. Facciamo prendere a lei per ora, se non ci confondiamo, grazie. Considerando che abbiamo tutti e due il cazzo, perché l'altro l'ho lasciato... Oh, porca Eva. Devo andare a prendere l'altro. Devo andare a prendere l'altro. Tu stai qua. I'll check it out. Ok. E via. No, non ha senso che spunti così. Cazzo! Vabbè. Se c'è una cosa qui la uso per curarmi. Una... Non mi ricordo, c'era uno spray forse. Va bene, lo uso. Sti cazzi. A questo punto. Prendiamo l'altro disco mo. Eccolo qua. E via. Sì, le abbiamo tutte e due. Oh merda. Via.
Ok. Lei tranquilla. Va bene. Mettiamoli. B. No. Mettiamo l'altro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, A, B, C, D, F. Ok. B, C, D, F. Dovrebbero essere... Vabbè, ricordo, sì. E infatti. Va bene. Quindi ora possiamo andare. Per ora... La lascio qui. Ed ora vieni, ok. Era per evitare magari di farle prendere del danno inutile, quindi va bene così. Che la stanza qua sopra. Questa del disco. Del disco mo. Allora, prendiamo e lo inseriamo. Io non mi ricordo adesso come natura del sistema, accesso 2D. Ok. Teoricamente, allora, dovrebbe essere 0, 1, 2 è questo. Quindi intanto... Rebecca la lasciamo qui. 3 4 5 6 7 8 9 A B C D. Quindi questo. Tu vai. Incredibile. 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 Ma cosa lo dico a fare? Cosa lo spiego a fare? Bestiale. Allora, ora è cosa buona e saggia. Dopo che si fa una roba del genere, intanto salvare. Che non si sa mai. Ce l'abbiamo qua. Sti cazzi, uno salva. Ma non è tanto il dover salvare il discorso. No, no! Billy, per favore. Sì, salva, grazie. Ok. Non è tanto questo dover salvare, ma tanto ora dover prendere il rampino e portarlo in una delle di queste zone che sono state aperte effettivamente. Quindi ok, facciamo così. Il rampino è qua. Ok. Ai. Perché si deve portare nella zona di Centurion. Tante cose le ricordo man mano che gioco, effettivamente vengono alla mente. Quindi se ce la facciamo, grazie. Non puoi portare. Scusa, ma che cazzo c'è addosso? Oh, madonna mia, non è più possibile. Che stronzo che sei. Poi è giusto che io ho caricato anche l'accendino, quindi posso anche... Ok, questo dopo, ok. Di qua, sì. Ora io mi domando Roger. E chiedo, posso fare sta cosa senza prendere danno da sti stronzi? Penso di sì. Non è obbligatorio, infatti.
Bah, easy, ok. E questo lo lasciamo qua. Perfetto, così. Tanto questo serve che stia qua in questo momento. Questi li prendo con lui perché al momento gli servono come il pane i colpi. 30, bella madonna. Carichiamo. Sotto non mi sembra ci siano altri colpi, giusto? Una guardatina nel dubbio. No, ok. E si torna indietro. Si toglie questa. E via. Ah! No! Me l'ha dovuto dare il colpo, vabbè che... Però che figlio di puttana che sei, lo sai? Come on. Okay. Palle che mi ha dovuto dare quel colpo, non si può capire. Fastidio, proprio fastidioso, fastidioso, va bene. Fastidioso. È stata una roba fastidiosa. Stavo dicendo... Che di qua... Qua perché io posso completare, mi sa. Qua cosa c'era che sono scordato completamente. Ah, ok, vabbè, insomma, grande novità. E qui c'era invece... Comunque mi sto ricordando, non era qui il discorso del... Che cazzo, dell'altra ala. Cioè sì, qua c'è uno delle due, dei due pezzi che mi servivano, però volevo farlo in un altro ordine. Questo li posso prendere ora. Che cos'hai che non mi fai prendere la roba? Buttala, va bene, buttala, ti prego. Buttala, per favore. Ok. Prendiamo questi che serviranno. Lui è pieno? No. E allora, questo era importante da non sbagliare. E in teoria si faceva così? Mi sembra di sì. Billy, cortesemente. Ok, dovrebbe essere corretto. Ma lo vuoi spingere? Grazie. Ok. Allora, dov'è? Eccolo. Libro del male. Diario di Marcus 1, 4 dicembre. Finalmente ci siamo riusciti. Abbiamo creato il nuovo virus. Gli abbiamo dato il nome di progenitore. Devo riportarlo indietro e avviare immediatamente delle indagini accurate. 23 marzo. Spencer ha detto che vuole costruirsi una società tutta sua, ma a me non interessa, l'importante è che io possa proseguire le mie ricerche sul progenitore. Lui può fare quello che vuole. 19 agosto.
Spencer continua a propormi di diventare il direttore del suo nuovo centro di addestramento. Forse per le esigenze di questa nuova impresa, ma la sua insistenza si sta facendo sempre più intollerabile. Ma forse potrei riuscire a sfruttare la situazione a mio vantaggio. Ho bisogno di un istituto speciale per analizzare come si deve ogni minimo particolare del virus. Di un posto in cui si possa operare, in cui posso operare assolutamente indisturbato. 30 novembre. Dannato Spencer. Oggi si è venuto di nuovo a lamentare con me. Si è venuto... un italiano un po' così, un po' contraddittorio. Considera il progenitore solamente come un banale mezzo per fare quattrini. Che incosciente. Ma se la sua autorità continua ad aumentare, potrebbe rappresentare una seria minaccia al buon esito delle mie ricerche. Se voglio lavorare accuratamente allo sviluppo del progenitore, è necessario che anch'io consolido la mia propria posizione. 19 settembre. Finalmente! Ho scoperto il metodo per generare un nuovo tipo di virus che abbia come base il progenitore. La combinazione con il DNA delle sanguisughe si è rivelata una svolta davvero decisiva. Ho chiamato questo nuovo virus T, che sta per tiranno. Aia, cazzi. 23 ottobre. Così non va. Non posso sperare in alcun progresso se continuo a fare i miei esperimenti solo sui roditori. Solamente l'uomo è la cavia ideale per gli esperimenti. Non ho altra scelta se voglio ottenere dei progressi reali. 15 novembre. Madonna, ma è un anno praticamente a... Credo che qualcuno nutra dei sospetti nei confronti dei miei esperimenti. Ma forse lo sto solo immaginando. Beh, se qualcuno dovesse mostrarsi un po' troppo interessato, avrà la spiacevole sorpresa di assistermi nelle ricerche. 13 gennaio. Finalmente sono pronte le mie meravigliose sanguisughe. I più poveri di spirito non avranno mai l'onore di provare un tale sentimento di gioia e realizzazione. Ed ora posso finalmente agire contro Spencer. Presto tutto sarà in mio potere. 31 gennaio. I dispositivi che avevo installato a protezione delle mie ricerche sono stati manomessi. Sembra che qualcuno sia venuto in cerca di informazioni sul virus T e le sanguisughe. Povero pazzo. Senza dubbio questa è opera della squadra di Spencer. 11 febbraio. Anche oggi ho trovato tracce inconfutabili di un nuovo tentativo di forzare l'entrata del laboratorio. Se questo è quello che vogliono, devo assolutamente trovare la maniera per porvi rimedio. Forse dovrei affidare a William e Albert il compito di snidare gli intrusi. Sono loro gli unici di cui possa fidarmi, ad eccezione delle mie amate sanguisughe. Ovviamente. Ma Spencer, non finirebbe lì? Certo che no. Annuncerò la scoperta del virus T alla prossima riunione dei direttori, in modo da ottenere i meritati consensi. Porca puttana, una cronistoria praticamente. Un anno intero raccontato sul... Bravo, 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 bravo. Quindi comunque, virus T, questo non me lo ricordavo, questa era una roba che mi era passata, anch'io, evidentemente. Virus T in questo caso, perché è da tiranno, quindi il tyrant, ok, tutto leggerissimamente più chiaro. Io volevo fare però prima un'altra cosa, allora, stavo dicendo che volevo andare a fare in culo, no, nel senso, intanto di qua e combinare a questo punto questo pezzetto dell'angelo almeno. Non so se ho già l'altro, non ci avevo fatto caso. No, l'altro no, perché giustamente lo devo ottenere ora. Quello che volevo fare era quello, ok, infatti. Quindi, intanto, questa per ora giù. Questo lo prendiamo. Questo lo mettiamo così. E questo già è completo. E riprendiamo la pistola.
tempo. Questa la... magari no, ho detto. Magari no, il cazzo. Questa la equipaggiamo. Questa andiamo a metterla dove dobbiamo. Qui. E... ora sto pensando. Dov'è? Dov'è la zona della... cazzo, me lo sono scordato. Della manovella. Penso sempre di qua. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. In teoria. In teoria. In teoria. Perché era questa porta? Sembra di sì. Sembra di sì. Boh. Sì, di qua. Allora. Accendiamo. Ok. E dopo aver acceso... questa si apre, vabbè. Ai! Allora, ora questa è una zona un po' particolare. Vado solo io. Perché mi ricordo che si può fare una robetta un po' tragica qui dentro. Vediamo se va per come penso. Come spero, più che altro. Lui mangia, vabbè, tranquillo. Ok. Non doveva assolutamente. Non doveva mai andare così. Non doveva andare così. Che tra l'altro mi sono fatto anche mordere alle spalle. Porca puttana. Andata di merda. Che stronzata, veramente. Che cagata. Che tragedia. Il concetto era quello lì. Il problema è che è andata malissimo rispetto a come sarebbe dovuta andare. Cioè, l'idea era quella. E nella teoria era perfetta. Perché lui sarebbe dovuto andare contro l'altro muro. Lui stava andando contro l'altra parete, effettivamente. Stava guardando quella che aveva di fronte. Problema è che, diciamo, è andata in un'altra... leggermente in un altro modo. Sono stato punito. Bene, va bene. E qui abbiamo comunque l'altro pezzo. Ora andiamo. Questi colpi... lei... allora, lei li deve prendere. Lei li può prendere. Perché li può unire a quelli che già ci sono. Quindi va bene. Allora. Intanto uniamoci. E pia lì. Come non puoi portare... scusami un attimo. Amica mia. Ah, ok, mi sa in questo modo. Giusto? Sì. E lui combina quelli, vabbè. Sì, è un trucchetto. Un po' stronzo, però vabbè. Andiamo. Allora.
Di qua. di qua. E ok, allora posiamo intanto questi. Prendiamo questo. Lo combiniamo. E lo andiamo a mettere. Qua. Bene. Ora io riprenderei un attimino i colpi del pompa e sto pensando... al da farsi. Allora, aspetta. Questi per ora li lascio qua. E devo tornare dove ero prima. Qua. Sì. Andando di qua, non mi ricordo bene. Cazzo, abbastanza. Cosa pinchia c'era qui? C'era bordello, ricordo ora, ok. Quindi equipaggio e via. Ma oddio, non si sentivano. Perché non spara, Rebecca? Sono macchiate di sangue. Ok. Nota della prima unità investigativa. Stiamo setacciando l'istituto e a quanto pare un gran numero di sostanze chimiche è sopravvissuto. Per fortuna le cisterne di immagazzinamento sono ancora piene. Le indagini sono appena cominciate. Ci sono ancora molte cose di cui siamo all'oscuro. Ma sembra che le sostanze chimiche possano essere combinate tra loro per produrre nuove sostanze. Le sostanze chimiche si trovano sparse dappertutto. Non credo a seguito di un incidente, bensì a causa di un'evidente approssimazione organizzativa. Dopo aver riaperto le strutture, dovremmo sviluppare un sistema per gestire tali sostanze. Qualcosa è scarabocchiato sul retro del messaggio. Rosso più blu. Acido solforico, verde più rosso, decolorante. Ok. E siccome a me serviranno, intanto devo cominciare. Esatto. Ah no, che okay, giustamente ha già la sostanza verde. Ok, non più
colpi, ovviamente di pistola, come sempre. E lo spray medico a sto punto io lo uso perché a livello di qualità dell'oggetto, bah, quindi va bene così. Allora, ora dove minchia devo andare effettivamente? Ah, adesso posso andare, mi sa, sotto. Perché poi ho messo le due statuette. Sì. Sotto. E la situazione si fa anche relativamente pericolosa. Perché ora sotto ci stanno gli schifi. Ora posso mettere effettivamente i colpi della... Questi posso prenderli, sì. Però li devi prendere, Rebecca. Grazie. Allora, a questo punto equipaggiamo questi e via. Ecco, ora, sti cazzo di ragni... Questi sono i ragnotti. I ragnotti, i ragnetti. Ah, madonnina. No, vedi, stronzata. Bello. Mi piace. L'ho appena curata, però. Porca puttana, ti ho appena curato. Va bene. Io non ce la posso fare. Attenzione. Cioè, ogni colpo c'è una gravità di merda in meno, praticamente. Pure. Dimmi la Madonna che l'hai avvelenata. Veleno. È un problema. E ragazzi, veleno è un grande problema ora. Veleno schiatta. Veleno schiatta, sta stronza. La mia speranza è che durante questo tragitto... Minchia, io lo sapevo, però porca puttana, non è possibile, Rebecca. Porca puttana, non è possibile, Rebecca. Ma in tutto questo io non ho un'erbetta verde separata a caso da poter usare. Cioè, verrebbe in chiave proprio le cose. Ho le cose che... Oh, che culo, stavo scherzando, va benissimo. Fermo. Dagli uno, dagli... Cristoforo Colombo, sti colpi gli devi dare, cazzo. Tutti, va bene, fotte sega. Perché ci muore, cioè, ci muore, punto. Uno e due. Ok. Combiniamo. Sta comunque su attenzione. La baldracca sta comunque su attenzione. Cioè, io non so che cosa cazzo dire onestamente. E usalo, che ti devo dire? Cioè, sei come il burro. Va bene, usalo. Che palle che sei. Istituto correttivo elenco detenuti. Matthews, ok, deceduto. Corpo eliminato. Midge, deceduto. Corpo eliminato. Kit, deceduto. No, scusate, corpo conservato come esemplare. Savage, sì. Trasportato al centro di ricerche. Royce, M. Trasportato al centro di ricerche. Davids, A. Corpo conservato come esemplare. Clark, A. Trasportato al centro di ricerca. Ellens J. Trasportato al centro di ricerca. Un attimo che accendo
luce, perché cominciavo a non vedere più una miungiola. Ok. Terrence, oh, deceduto, corpo eliminato. Kate ha trasportato al laboratorio Hartley. Jerry, oh, deceduto, corpo eliminato. Scott S, trasportato al centro di ricerche. Mitchell F, trasportato al centro di ricerche. Kerry T, trasportato al centro di Hartley, laboratorio di Hartley. Roberts A, trasportato al centro di ricerche. Gli individui trasferiti verranno cancellati dagli archivi. Ok. Mentre che sono qua, io una salvatina, perché c'è la macchinetta, giusto? Con anche... eccolo qua. E per salvare la userei. Cos'è che è? Ah, ok, ha preso la mappa. Si salva. Ok. Allora, dentro. Ok, ricordo. Ricordo anche la parte di merda che sta per venire. I'm almost there. Could be of service. Time to go inside. Okay. Che cosa? Oh merda. Una tragedia. La sala delle torture. Documento. Informazioni sul regolatore di corrente. A causa di un fulmine caduto di recente, il regolatore di corrente continua ad essere fuori servizio. Non si tratterebbe di un problema grave se non fosse per il fatto che le apparecchiature della sala della caldaia fanno capo alla stessa rete. Di conseguenza, tali apparecchiature sono fuori uso ed è probabile che dovrò ripararle regolarmente. Per uscire rapidamente, regolare l'indicatore su 70. Prima di ciò, assicurarsi che tutto sia collegato alla catena. Di controllo il generatore. Sì. Ora, se non mi ricordo male, era su... su... giù, su, su, che cazzo di fenomeno. Ok. Abbiamo aperto queste, va bene. E abbiamo tolto il vapore, quindi si può anche passare. Aia. You are wasting your time. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing, and I am very territorial. E scimmie! Le scimmie! Oh cazzo! Cioè comunque io penso una cosa... già per questa cosa lei... dovrebbe essere andata... morsa da una scimmia... era una cazzo di scimmia infetta! Ma è tutto ok. È tutto a posto nella... nella logica di Resident Evil. Crazy young man, impossible. Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too.
So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-Virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-Virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-Virus. Il G-Virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a mass of rubble. I can't. Ecco. Ai ai ai, brutta situazione. Bruttissima. Beh, dobbiamo salvarla. Ok. Addio, buono, mi sono portato questo, sbagliato, vabbè. Andiamo. Ma buonasera, buonasera, fatto cazzora. Buonasera, come la va, come la va, come andiamo? Fanculo, scimmie, com'è? Come va? Quindi, qua c'è un momento parecchio concitato. Allora, allora. Un attimo che qua non si sta capendo una sega. Allora, calma. Questi via, questa via, ok. Ora. Colpi su colpi, not bad. Via. Vabbè. Ma come andiamo comunque? Buonasera, com'è? Aspetta, mi sto mettendo. Ah, vabbè, sì. No, vabbè, ho detto. Oggi c'era stata quella mattutina. Non ho manco più voce, sto morendo. C'era stata quella mattutina su Silent Hill, ho detto. C'era lo spazio. Faccio pure quella pomeridiana e ci butto. Ci faccio partire di nuovo quella su Resident Evil, quindi vabbè. E niente. Ora qua è un attimo un momento di panico generale. Che si deve fare di corsa, quindi... che cazzo! E quindi niente. Ora voglio capire un attimino come andare ad impostare qua la situazione, perché è una zona bastarda. Allora, intanto carica, Billy. Ok. Erbette? Frega cazzi. Si scende così. A cazzo duro. Allora, di pompa si va. Che mo ci stanno. Le scimmie. Ci sono i miei parenti. Eccoli. Via! Mo. Lo sta? Cazzo. Silenzio! Billy help! Merda! Ok! No! Minchia! Vai via! Affanculo! Ancora, madonna toste! Va bene. Mamma mia! Deve stare lì a buttare colpi su colpi su ste cazzo di scimmie! Va bene! Via! Ah, perché erano tre, perché c'era quella che era venuta un po' dal... Un po' così. Qua, nascosta, no? Va bene. Colpi di pistola, fanno... su attenzione, fa piacere, dai. Stiamo su attenzione, va bene. E Rebecca dovrebbe stare qui. Si salva Rebecca, va bene. Niente, dovrebbe essere finita la parte impanicata, la parte impanicante. Giusto? Cutscene.
Ok. Rebecca. Ecco. Rebecca. Hang on. I'll pull you up. Thank you. No mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? Yeah. This is Rebecca, over. Il nostro Enrico, direttamente da... Direttamente da... cazzo ne so, da una località vicino Taranto, cioè Enrico. Nel frattempo, ti sei rincotonito. Grazie. Un altro che si aggiunge a questa crew di rincotoniti malefici, va bene. Più siamo, meglio è. Billy, I just need to know. Quindi di sapere. Did you kill 23 people? No, ne ha uccise 24. I just want to know the truth. Billy ha qualche problema di strabismo. Guarda un po' di là, un po' così, un po' sbarazzino. Flashbacks. Was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from this. Si sta capendo un cazzo comunque, cioè non è per dire. Con i souls non l'ho mai fatto. Ah, aia. Non l'hai mai fatto. Ma non averlo mai fatto, ma non è una cosa negativa, perché allora l'approccio può essere, tanto qua faccio finire di parlare sti stronzi, perché sennò me li sento nelle orecchie tutto il... Va bene, sì, Billy, commovente come storia. Hai finito di rompere il cazzo? No, va bene. No, stavo dicendo, come tanto qua nel frattempo sta una strage. Tutto fake, Twitch, tutto fake, non sta succedendo niente, tutto a posto. I Souls, il problema dei Souls è l'approccio. Perché sono non due dita, non tre dita, non una mano su per il culo. Sono due mani messe ad aprire, praticamente, no? Ecco, quello, se non si sa un minimo come andarli ad approcciare. Complessi. Parecchio. Ma sono più che altro... Il problema è un altro, il problema dei Souls è un altro. Sono dei giochi estremamente... Mi faccio morire. A volte manca il fiato. Sono dei giochi proprio punitivi. Hai rotto il cazzo! Beh, facciamo la fine di parlare. Tu non capisci. Due scelte. Report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. È finito? Avete finito? Grazie. No, stavo dicendo, sono semplicemente dei giochi estremamente punitivi. Siccome nel 2000, ormai non dico 24, perché Souls vanno avanti da un po' di anni, quindi ci si è anche abituati al genere. Siccome i giochi hanno un po' l'abitudine di tenere per mano, no? E di non dare grandi di dare anzi sempre indicazioni. Uno che si approccia con quel genere, inizialmente, rimane un po' fottuto. Quindi questo. E, vabbè, ci vuole pazienza comunque, in poche parole, sì. Nel frattempo, la situazione qual era? Abbiamo salvato Rebecca. C'è stata questo racconto un po'... Sekiro, sì. Sì, l'ho finito un paio di volte. E mi sa che lo devo anche portare su quello che la... lo devo rirecuperare. Perché c'era l'altra serie, quella sui Souls-like. Ed è da riportare a quel punto. È da riportare perché vuoi o non vuoi è un Souls-like. Un po' diverso
dalla norma, ma si deve riportare. E quindi questo. E S2P sta per sucare due palle, sicuramente. L'abbreviazione è quella. E qua nel frattempo mi perdo, penso e mi perdo, cazzo. Ah, vabbè, no, c'è stato il momento drammatico. Questi si abbandonano, come sempre, e si riparte. Invece che Rebecca come... Lei fissa, lei una pistolettata in fronte e fissa. Dicevo di portare Souls, voglio il tuo supporto morale. Ci sto tutto. Ma sai che stavo pensando, no? I Souls hanno quella meccanica incredibile della cooperativa online. E se disgraziatamente, non tutti, perché tipo Sekiro non ce l'ha effettivamente, però buona parte. Ti vuoi rovinare? Io mi voglio rovinare, va bene. Poi ci roviniamo, va bene. E quindi, vabbè. Allora, io qua, se non perdo il segno... Ah, devo dare qualche colpo a Rebecca, perché a colpi lei come... Non fraintendiamo, qualche colpo, munizioni, colpi di pistola, Twitch, tutto ok. Anche perché credo sia più o meno minorenne Rebecca, o un più giù di lì, più... Basta, chiudiamo il discorso lì, vabbè. Nel senso che... Certo! Cioè c'è l'elenco, Dark Souls alla coop. È particolare l'online dei vari Souls, giusto? Però c'è effettivamente. Dark Souls 2 si può giocare in coop. Dark Souls 3 si può giocare in coop. Elden Ring lo puoi giocare in coop. Bel bordello. Demon's Souls è giocabile pure in coop, ma Demon's Souls già è un pochino più... Insomma, una cosa un po' più complessa anche da giù. I server sono un pochino fottuti. E poi sto pensando, in considerazione... No, vabbè, ma giustamente. Sarebbe una cosa divertente, particolare, incazzosa, e quindi sì, ci sta. E poi cos'altro? No, vabbè, ci sono quelli, poi vabbè. Ma poi ce ne sono tanti altri realmente da poter giocare in... altri Souls, like, da poter giocare in co-op. Però quelli, certo, sono quelli principali e quindi si può fare quel discorso lì. E io non mi ricordo che cazzo volevo fare. Ah, volevo dare... Gli ho dati i colpi a Rebecca. I colpi, non il colpo. I colpi a Rebecca. Combiniamo qua un attimino, diamo i colpi. Volevo salvare, ho salvato, via. E quindi sì, sarebbe una cosa parecchio divertente e bestemmiosa. Parecchio. Allora, qui, come... qual era la situazione? Questa era la parte dei ragni. C'erano i ragni, quindi... Io vado, tu stai qua, non rompi il cazzo, vado io. Dovevo portarmelo però, porca mignotta, ho sbagliato. Allora, Billy, entra con me. Ok. E questo va, questo. Che poi sto pensando, a livello cooperativo... Dovrebbero essere tutti giocabili anche da più piattaforme, perché c'è il crossplay? Mi sembra di sì, non vorrei dire una cazzata, una cagata, non mi ricordo onestamente, però penso ci sia il crossplay su buona parte, teoricamente. No, che follow me, state qua, state lì, perché questa è una bruttissima situazione, qui
ci scappa il morto. Passetto? 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 Ma non credo che merda! Un attimo, che questa è bruttissima come roba! No, tu devi morire con un colpo, perché tu se non muori con un colpo sono cazzi. Non mi ha avvelenato, vero? No, ok. No, ma realmente non è un problema, perché dicevo... Però mettiamoli i colpi. Questo è questo, porca puttana, figlio... Ok, dimmi che non mi ha avvelenato. Meraviglia. E... ci dovrebbe essere il crossplay. Non lo ricordo. Almeno su Elden Ring sono sicuro. Forse. No, 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 su Elden Ring c'è. Su Elden Ring sì. Gli altri non... This way. This way. Gli altri this way. Non saprei. Ed lo devo ricontrollare. Ma quello non lo ricordo. Allora. Tornando a noi. Siamo nella... nella merda. Buono. Buono. I'll go alone. Tu stati qua, perché qua dentro mi sembra pure che ci siano zecche importanti, schifezze di ogni tipo. Giusto? Togliamola così almeno siamo anche un po' più veloci senza. Ah! Ah! Qua, selfie! Telecamera, ragazzi, la telecamera. Loro non agiscono fino a quando... Tranquilli, no? Loro sono nel... Loro stanno cenando tranquillamente. Qua. Volevo guardare un attimo la camera per... Qua. Di lusso. Let's go, ski. E... no, loro non rompono il cazzo fino a quando... Che vedo l'armadietto. Posso? Minchia! Ecco. Attenzione rosso. Bene, no, arancione, non rosso, che è sempre una situazione di merda. Bene. Allora. Come on. Ok. Paramedico che non cura un cazzo, però, se non hai le erbette, cioè sei inutile, fatelo dire. Andiamo. Bah. A me mi servono cure. Mi servono cure perché sono nel dramma. Nel dramma. Nel dramma, nella merda, nel dramma, nella fine. Colpi di pistola, come siamo messi? Io 33, lei 34, cioè... Facciamo 1 e 1, dai. 1 e 1. Quindi... Sì. Prendi. E questo... Ok. Poi... Con Billy... Prendi. E questo, ok. La vita che ho mi terrorizza. Mi terrorizza. Qua che cazzo c'era? Ma ora stai cominciando a rompere un po' tre quarti, colpi della Magnum, l'inventario è questo, voglio dire. E... l'armadietto si apre con la chiave. Teoria sì. Ok. L'armadietto è andato. Valigetta in dura alluminio. Non in alluminio, in dura alluminio. Cioè un alluminio duro, va bene. Alluminio duro per uomini duri. Girare il quadrante? No. Cifre 385 scritto in un angolo. Comunque io vorrei... Adesso, no? A livello di... di logica e sicurezza. Mi avvicino per enfatizzare i concetti. Tu mi fai una valigetta, no? Di sicurezza, di quella che dovrebbe contenere un qualcosa di importante. Metti un quadrante per un codice. Giustissimo. Non è sbagliato come discorso. Però forse, dico forse, no? Il codice. Non lo dovresti scrivere nell'angolo della cazzo di valigetta. Cioè tu mi fai una valigetta a combinazione e mi metti il codice nell'angolo stesso della valigetta. Cioè è un po', come dire, una mezza stronzata.
Oh no! Oh, cazzo, qua... Quale sarà mai il codice? Forse... 385? Si è aperta. Dei geni. C'è qualcosa dentro. Componente pistola. Bene, questo qui... Si notano le cifre. No, ma poi è proprio anti, non lo so, non dovrebbe fare a livello di sicurezza, è un po' una stronzata, però vabbè. Oggetti combinabili, questa va messa nella pistola in modo tale da renderla più forte, ed ora, avendola resa più forte, siccome quella di Rebecca fa ridere, io farei una cosa. Io la scambio con la sua, perché Rebecca è quella che è sempre perennemente in difficoltà per un motivo o per l'altro, e quindi io lascio quella. Che c'è una cazzo di gestione dell'inventario di sto cazzo di gioco che... Minchia, io non lo so veramente... Non lo so, veramente. Ora io qui devo lasciare uno dei due. Let's split up. Okay. Lascio Rebecca. Scendo io. Per come si sta tenendo la pancia, giusto, è in attenzione perché è ferito, no? Sembra... stia scappando il colpo di cacarello, cioè non è che è ferito, deve andare in bagno necessariamente, è quello il problema. Però vabbè, evidentemente è ferito in quella zona. Premere un pulsante, quale? S, centro, D, non toccare. Io premo il pulsante non toccare. È successo qualcosa? Scappo con una cena fuori di orti spaccavuto, non bestemmiare troppo. No, vabbè. No, sulle bestemmie ci conteniamo perché non è il gioco adatto. Poi potrebbero essere gli altri giochi. Comunque ti ringrazio per esserci stato e niente, buona cena. Ti auguro di non avere lo stesso cacarello che più o meno ha Billy in questo momento. Cioè, lo vedo un po' in difficoltà. Però comunque buona cena. Ecco, allora, qua nel frattempo, S centro D, centro? Cosa faceva questo? Va bene, ho smosso, giusto, va bene, questo era uno, ciao, quindi questo era uno, allora... L'altro da spingere, da premere, questo? No, mi sono andata ad inculare. Va bene, destra. Ok. Di lusso. E adesso il pulsante. Battle sequence initiated. E questi sono cazzi ora. Ecco. Ora so cazzi. Seri. Merda. Gli Hunter. Via. Puttana Eva. Ok. Cosa? Momenti di... Vieni, va bene. Non è morto. No. Va bene. Morti? Non è vero. Ora morto, no? Let's go. Completata. Apertura porta in corso. Sempre su attenzione. Sempre su attenzione arancione. Vabbè, alla fine quando è attenzione arancione? Ci sta. Chiave dell'istituto. Ci riuniamo. I colpi acidi, ma non abbiamo spazio nell'inventario, i colpi acidi. Non è vero, lei ha spazio nell'inventario. Piali, granate corrosive. Bene.
cosa cazzo devo fare? Cosa cazzo devo fare? Cosa cazzo devo fare? Ah, ho preso... Ok. Ci sono effettivamente. Ho preso la chiave. Questo vuol dire... Ecco cosa vuol dire. No, allora, la chiave... la chiave dell'istituto era quella nera? Blu, scusate. Azzurrina, dai. Tutti li ho tentati. La chiave dell'istituto è quella azzurra, quindi apre le porte azzurre. You don't say. Aia. Non è che sono messo benissimo, eh. Non sono messo benissimo. Allora, se io dovessi fare un po' di gestione dell'inventario sensata... Ma che senso? Non c'è un cazzo di senso a niente, via, veramente. Ah, sto enigma di merda! Madonna. 6 anime. Imprigionate tra le catene della morte. Ravviva le fiamme della vita con le anime dei deboli. Ora, cosa voleva dire questo? Che dal più cesso devo andare verso il più forte. Degli animali, no? Quindi, ipoteticamente. Questo che cos'era? No. Non era il più... Mi sa che il più disgraziato tra tutti questi è... Il cervo, il cerbiatto, Bambi, il cornuto, quindi... Un colpo di fuoco e dille due preghierie. Buonasera. Ma che preghierine. Allora, qua silenzio, che qua già sono in, è un momento di... Devo concentrare e mi sto perdendo già. Allora, le 6 anime, dal più cesso al più forte. E l'alce teoricamente è quello più cagoso di tutti. Poi, questo che cazzo era? La mia arguzia mi permette di annientare anche la più feroce delle bestie. No, questa non credo sia il secondo più scarso. Questo che cazzo è? Non mi ricordo l'ordine di sti merda di animali, come vanno accesi. È in grado di sfuggirmi. Allora, sicuro l'alce, il Bambi, il cervo, lui è il primo. Va bene. Andiamo a cazzo di cane, io direi il secondo, il cavallino qua. Poi... Come la va comunque? Come la va? Come procede? Come va tutto? Poi, il secondo quello abbiamo detto. Il terzo sono indreciso. Indeciso. Indeciso tra il ghepardo qua e il lupo di sta ceppa. Il perché poi ci sono il serpente e l'aquila. Ma se non ricordo male, l'aquila poi è l'ultimo, perché effettivamente volando è quello più cazzuto di tutti, cioè è quello che dall'alto, capito? Azzicca. Azzicca di potenza. E il serpente invece... Che cos'è questo momento, questo scambio di sguardi incredibile tra... Non rompete il cazzo. E io direi... Accendiamo...
Il lupo. Dopo aver acceso il lupo, si va di tigre barra leone barra sto cazzo, quello che è. Serpente. Quello è un pompa, Billy. Serpente. E per ultimo abbiamo detto l'aquila. Ti prego. Il gioco mi ha praticamente mandato a cagare. Allora, qui secondo me l'errore più grande... Questo si parte sicuro con questo. Il cervo va bene, non c'è dubbio. E il mio dubbio, avevo fatto prima lupo... Facciamo il contrario, va bene. Facciamo il contrario. Non demordiamo, non ci si perde d'animo, va bene. Accendiamo questo e poi l'altro. E poi gli ultimi due, classici, canonici, serpente ed aguilozzo. Quindi serpente, velenoso, bastardo infausto ed aguilotto. Apriti porta. Ora è rotto il cazzo. C'è qualcosa che non mi quadra. C'è qualcosa che non mi torna, non mi quadra. La sto cannando alla grande. È tra questi tre la roba che non mi sta a dire Fausto. certo, e cosa vuoi dire? Perdonami, non è in Fausto. Allora, calma. E... Quindi tu mi stai dicendo che realmente questo era più forte rispetto al lupo e al... Scusami, questo che cazzo è? Io ancora non l'ho capito. Sono creature in grado di sfuggirmi. Cazzate. Gli ormetti all'interno è anche la più feroce. Questo però mi sa di stronzo. Questo rispetto a questo punto a lui, al cavallo, questo è un cavallo, che è un cervo, un cavallo, che delle creature può competere. Ma sai, allora io ti dico, accendo lui, facciamolo in un ordine, famolo strano. Accendo il cavallo. Accendo il gatto pardo qua. Che cazzo è sta cosa? Accendiamo la serpe bastarda. E l'aquila malefica. Tiè! Suca! Va bene. Progressi. Ok. Vabbè. Allora. Quindi... Progressi, destra, sinistra, destra, avanti, no, solo destra oppure avanti, destra. Ok. Che cazzo c'era qua? Io non mi ricordo più. Niente? Tranquillità? Calma? Apparente? C'è una bottiglia di... c'è una... un Heineken vuota, ok. Ah, il primo dei medaglioni. Che non posso trasportare con me perché Billy non ha più spazio nell'inventario. Ora avete rotto il cazzo, fatevelo dire. È un camino, sembra essere puramente decorativo. Non serviva questa indicazione. Allora, ascoltate, tutte e due avete rotto il cazzo. Minchia. Sto pensando... Senti, io butto quell'unico colpo delle granate basilari, cioè, ma veramente, ma non ho capito. Prendiamo questo, la placca dell'unità, si procede, magari lei toglie buttare colpi del lanciagranate anche meno, e via. L'altra stanza, che cazzo c'era? Boh. Billy al solito col cagotto. Beh, via qua. Allora, comunque fra un po' mi sa che
Sì, sono praticamente le 7, quindi è anche una... Ah, cazzo! Calma, calma, ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Minchia. Va bene. Va bene. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta questa situazione. Allora, vedo un cazzo, levati! È una scatola di legno, all'interno ci sono vari dispositivi. Perché lei da qui fuori riconosce che all'interno della scatola di dentro... La scatola di legno, ci sono dispositivi senza nemmeno aprirla. Lei ha questa dote, no, Ail? La visione raggi X, ha una nota. Diario dell'apprendista direttore. Mi chiedo quale sia l'oggetto delle assidue ricerche del direttore Marcus. E a cosa sarà mai dovuto quel suo strano interesse per le sanguisughe? Cazzi proprio, io direi sono cazzi proprio, ognuno ha le proprie passioni, quindi vabbè. Interesse. A volte sembra che nutra amore nei loro confronti. E infatti dice una cosa proprio, un interesse suo personale. Girano voci secondo cui quelle sanguisughe nascondano qualcosa di pericoloso. Ed è vero che quando Dennis, spuntato un Dennis a caso, ne ha toccata una, ha contratto la febbre. Dennis ha avuto questo momento un po' particolare, un po' birichino. E anche oggi ho sentito nuovamente quei lamenti agghiaccianti, oltre quella porta. Meglio non indagare. Non ho nessuna intenzione di avvicinarmi a quelle cose, neanche se dovesse impormelo il direttore. Non voglio fare la stessa fine di Dennis. Poveraccio. Non fa altro che grattarsi. I coglioni, che cosa? Mi fa venire prurito soltanto a guardarlo. Sui coglioni? Andare forse devo, se posso, Macmoe? Ma che è? Andare forse devo, se posso, Macmoe. Avevano il Covid, sì, le sanguisughe con il Covid, infatti. Dennis è andato, vado, fame. No, ma infatti questo, andato forse devo, se posso, ma... Kmoe penso sia anche l'effetto del vaccino di conseguenza. Aiuto, mamma. Va di quello che si è capito, Dennis ci ha lasciato le penne grazie a ste sanguisughe. Va bene così. Ragionando. Io ho trovato la chiave, oltre che la prima placca delle tre che mi servono, la chiave dell'istituto, quella blu. Quindi io devo tornare indietro. Torniamo indietro, con molta, molta calma, con molta tranquillità, tanto il tempo è nostro. Torniamo indietro. Risaliamo le cazzo di scale. L'erbetta blu è rossa. Oh, è rossa, oddio, potrebbe anche... E lì c'è quella verde, fermi tutti. Ferma tutto. Butta sta merda, butta sta merda. Tiè, pigliate questa. Per forza, per forza. A sto punto per forza. Tanto quelli stanno lì per ora. No, ho sbagliato. Caccia via sta cosa. Quella rossa, quella rossa, quella rossa, rossa, so daltonico. Questa qua, rossa, rosso. Perfetto. Questa qui la combiniamo. Questa la diamo a Billy, così a Billy passa pure il cagotto. E quell'attenzione rosso mi preoccupa. Ok, beh, così almeno è gestibile la situazione. Fatto questo, devo riprendere la roba che ho lasciato, ovvero la placca. Quindi a Billy lasciamo la placca e a Rebecca, che effettivamente ha il lanciagranate, lasciamo le granate corrosive. E a questo punto, considerando che lei è in attenzione e qui c'è un'erbetta verde, facciamo la mossa tattica. Perfetto. Tutti e due in ok. Questa è gestione
spettacolare dell'inventario. Va bene. E infatti a Billy è anche passato il cagotto, non ha più la mano nella pancia. Va bene, via. Allora. Aiuto. Porca merda! Ma così, ma senza preavviso! No, ma Rebecca! Ma Rebecca, no, ma tranquilla! Ma tranquilla! Guardalo, se vuoi. Tu puoi guardarlo, no? Guardalo. Ti devo dire. Bastarda. Cioè, ha fissato... Lei lo fissava, lo guardava. Simpatico, stava simpatico. Va bene. Bene così. Allora. Dimmi che c'è il rullino. Ah, lì, ok. Ma a sto punto, no? Considerando che c'è la macchina per salvare, sono le 7, quindi ahimè siamo arrivati alla fine di questo appuntamento giornaliero, e considerando che sono 3 ore che sono in live, anche un po' i coglioni ora mi stanno cadendo, aggiungendo alle 3 di stamattina siamo a 6 ore di live, un altro lavoro, ripeto, direi che per oggi ci può stare, può andare. E niente, io ringrazio nuovamente chi è entrato in live prima, chi è in live adesso, ti ringrazio, stronzone. Ringrazio Rebecca, Billy, la macchina per salvare, sto gioco de merda, e ci si becca... Ci si becca? Ci si becca? Prego. Vai. Ma non ho capito, ma questa... Ma non ho capito, ma che cos'è questa... Questa, cioè... Questa violenza. E... Niente, dai. Ci si becca, quindi... Domani no, perché... Sto pensando, non penso... No... Niente, prossima settimana devo dare la programmazione, non so come dare la programmazione, cerco di capire come dare la programmazione. Comunque, poche parole. Alla prossima.